questo disco di Sabrent lo rivedremo molto molto presto, perché Senza Scompari e bentornati su Giochi di Giornata. Oggi con il vostro Archdart andremo a fare insieme una migrazione da disco meccanico a SSD. Infatti Sabrent mi ha mandato il loro ultimo modello di SSD, ovvero il Rocket Q. Questo disco, come tutti gli NVMe Sabrent, arriva con Acronis in versione OEM per la clonazione del vostro vecchio disco. Per cominciare andiamo a vedere cosa si cela all'interno della scatola del Rocket Q. Ok, l'ultima scatola Sabrent era veramente bella, adesso vedremo insieme questa nuova. Come classico di Sabrent abbiamo il loro astuccio e l'interno si presenta molto simile all'altro disco. Oltre al manuale dovevamo avere forse una disposizione migliore del disco, sfortunatamente però mi è arrivato in una situazione un po' particolare. Il disco è finito qui sotto, lo stiamo scoprendo insieme ragazzi. Per questa migrazione avremo appunto bisogno di un disco Sabrent, in quanto useremo una versione di Acronis personalizzata da Sabrent. Oltre al disco è opzionale l'utilizzo di un case USB 3 prodotto sempre da Sabrent, in questo video lo utilizzeremo visto che me l'hanno mandato, ma possiamo tranquillamente attaccare il disco allo slot M2 della nostra scheda madre per fare la migrazione senza troppi problemi. Quello che è importante però è che una volta che avremo spostato fino all'ultimo byte del nostro disco d'avvio qui, ideale sarebbe al primo avvio scollegare il disco vecchio e lasciare solo lui, in quanto potrebbe capitare qualche problema di compatibilità se i due dischi si trovassero collegati. Dopodiché potremmo anche ricollegarlo tramite un box USB o semplicemente riattaccando il cavetto SATA se la nostra scheda madre lo permette, ma lo permette sicuramente. Se andiamo a installare uno di questi è possibile attaccare al volo un disco SATA e da lì semplicemente formattarlo tramite Windows. Bene, ci spostiamo alla postazione computer e vediamo insieme come fare questa migrazione. Per iniziare il tutorial della migrazione dovremo andare semplicemente sul sito che ci viene anche menzionato sulla scatola dell'SSD con un bollino, ovvero sabrent.com/acronis. Da qui scaricheremo un eseguibile che installeremo sul nostro sistema Windows. Questo programma è estremamente semplice da usare ed è veramente a prova anche di neofita per prendere e fare una clonazione da un disco all'altro per magari trasferire il tutto sul vostro nuovo SSD. Infatti una volta che l'abbiamo installato, la prima cosa che ci chiederà, qualora noi non avessimo collegato al sistema un disco Sabrent, ci chiederà appunto di collegarlo, perché questo programma è pensato apposta per i dischi Sabrent. Una volta che lo abbiamo collegato al nostro disco, ci ritroviamo davanti la schermata del software. Per avviare la clonazione non dovremo appunto far altro che cliccare su Clone Drive e sarà un processo automatizzato se vogliamo, ma possiamo anche eseguirlo in maniera manuale. In maniera automatica lui si occuperà di rendere bootabile il nostro disco, copierà la partizione del disco selezionato all'interno dell'altro disco e qualora il disco di partenza fosse più piccolo del disco di arrivo, la partizione verrebbe naturalmente aumentata come dimensione. Ovviamente questo non è detto che debba essere così e possiamo scegliere di fare il tutto manualmente, quindi possiamo decidere di scegliere se la partizione deve rimanere così com'è, se è una partizione d'avvio, se vogliamo che la partizione venga aumentata, se venga diminuita, insomma possiamo scegliere come deve andare a finire questo disco e come si comporterà alla fine non appena avremo finito la procedura. Una volta configurato il tutto nella maniera manuale oppure dato l'ok al programma per muoversi in automatico, l'unica cosa che dovremmo fare è aspettare. Ovviamente il tempo di attesa dipende molto, diciamo, dall'altro disco più che dal disco Sabrent, perché si presuppone che voi utilizziate questo procedimento per passare, ad esempio nel caso qui abbiamo un disco da 1 terabyte, magari avete un disco da 1 terabyte meccanico, avete preso l'SSD, state clonando un disco da 1 terabyte su un altro, ci vorrà il tempo che ci vorrà, soprattutto se appunto il disco meccanico da 1 terabyte è particolarmente lento. Una volta finita questa procedura, ragazzi, il tutto è molto semplice. Potremmo semplicemente spegnere il computer,
disinserire il disco vecchio con il boot di sistema e avviare il nostro computer con solo l'SSD di Sabrent al suo interno. Infatti, in questo modo potremo vedere se il nostro sistema è partito senza dare troppi problemi. Bene ragazzi, questo video del venerdì finisce qui. Io spero vi sia piaciuto. Questo disco di Sabrent lo rivedremo molto molto presto, perché lo utilizzerò nel progetto di upgrade di una macchina che a breve vedrete qui sul canale. Io come sempre vi ricordo di iscrivervi e cliccare la campanellina, mettere like, dislike, fatemi sapere in un commento se avete avuto a che fare con Sabrent, se avete comprato uno dei loro SSD e qual è la vostra esperienza. Fatemi sapere anche se vi siete già trovati a dover clonare un disco, a ripristinare un'immagine disco, qual è la vostra procedura preferita, se conoscevate Acronis, se avete mai utilizzato Acronis con Sabrent in questo modo come abbiamo visto nel video. Insomma, i commenti sono sotto. Seguitemi su tutti quanti i miei social, Facebook, Instagram, chat e canale Telegram. E che dire, con questo è veramente tutto. Archdar chiude e alla prossima!